Ti mostro come utilizzare i fagioli secchi per fare una squisita pasta ai fagioli. Ne vado ad utilizzare 60 grammi, come tutti i legumi secchi e non decorticati devono essere ammollati, quindi prima di cominciare a cucinare devi metterli in acqua per 12 ore. Dopo 12 ore vanno scolati e sciacquati sotto l'acqua corrente. Poi, come prima cosa, in padella bisogna metterci del burro. Bisogna poi spudellare e sgranare una salsiccia, utilizzando il coltello e agevolando così la cottura. Metti nella padella la salsiccia sgranata e quest'ultima va cotta fino al suo cambio di colore, a me ci sono voluti all'incirca 6 minuti. La salsiccia poi va messa da parte, in quanto se la stracuoci poi non rimane tenera. In padella assieme al burro sciolto aromatizzato di salsiccia bisogna mettere un filo di olio di oliva. Io vado ad utilizzare una cipolla dorata che va prima scamiciata e poi tagliata a lunette. Faccio un taglio da soffritto in quanto essa va messa in padella e poi soffritta. Bisogna mescolare di continuo per evitare che la cipolla surriscaldandosi brucia. Soffritta la cipolla si può mettere in padella l'acqua o direttamente il brodo. Io utilizzo il dado vegetale che trasforma l'acqua in brodo. In alternativa puoi fartelo te il brodo con cipolla, sedano e carota. In padella metto anche 3 g di triplo concentrato di pomodoro che una volta diluito nel brodo vanno aggiunti anche i fagioli. I fagioli devono cuocere per almeno un'oretta, quindi fai cuocere il tutto con un coperchio. Io come pasta uso i ditalini che vanno messi in padella solamente dopo la cottura di un'ora di fagioli. Per capire quando mettere la pasta dovresti seguire le istruzioni riportate sulla confezione della pasta che scegli tu. Sulla mia trovo scritto 12 minuti. Comunque, quando la pasta è cotta bisogna insaporire con rosmarino, pepe. Rimetti in padella la salsiccia e metti anche del sale. Concludi facendo riposare la pasta e i fagioli per alcuni minuti in modo da far reidratare il rosmarino e poi buon appetito!